Amici di Uleader, buongiorno e bentrovati. Grazie Mario, grazie ancora a tutti quanti voi per questo ulteriore spazio mattutino, il secondo ed ultimo della settimana. Oggi vi accolgo come sempre con il taccuino, in tinta con la maglietta. Vi ricordo di partecipare alla challenge mandandomi una fotografia o su Telegram o Instagram mentre vi fotografate in questa posizione e parteciperete a un'estrazione finale che però non posso dire che cosa ci sarà in palio, ma è qualcosa che non vi aspettate assolutamente e manca pochissimo tempo, quindi affrettatevi a partecipare. Ovviamente se dovesse arrivare scadere il tempo, terrò in considerazione tutti coloro che mi hanno mandato la fotografia, anche se non sono stati proiettati al termine del mio speech. Ma vediamo di che cosa parlare questa mattina. Non vi darò delle indicazioni, come di mio consueto, non farò nulla che attiene delle tips particolari per diventare un leader, però vi chiederò di fare un esercizio insieme. Un esercizio che riguarda una prerogativa, un aspetto che secondo me un leader deve assolutamente avere. Tutti quanti noi abbiamo iniziato questa attività per un motivo ben particolare, ne abbiamo parlato, per un motivo economico, un motivo personale, per darla, diciamo, per dare qualche risposta a qualcuno che ci ha sottovalutati, ed è proprio a questo che voglio arrivare. Facciamo un attimo l'esercizio insieme, proviamo a chiudere gli occhi e immaginare quell'esatto momento nel quale abbiamo deciso di iniziare questa attività. Ve la ricordate quella sensazione che provavate? Vi ricordate di tutte le persone che vi hanno ritenuto non importanti per la loro vita? Vi ricordate quante parole avete dovuto sentirvi dire per decidere poi finalmente di fare una scelta per noi stessi, per voi stessi, qualcosa che effettivamente fosse solamente per noi? Ecco, quando c'è qualche problema, quando le chat non arrivano, quando i risultati non arrivano, chiudete gli occhi e provate ad immaginarvi, a tornare indietro, a fare rewind nella mente e a tornare a quell'esatto momento nel quale qualcuno non vi ha fatto sentire importanti, perché questa è la prerogativa principale. Se abbiamo iniziato questa attività è perché prima di tutto noi vogliamo sentirci importanti per gli altri e per noi stessi. Quindi, di conseguenza, diamo importanza anche a quello che facciamo, altrimenti dall'altra parte non ci potrà essere un riscontro positivo. Dobbiamo ritenere importante quello che stiamo facendo e ritenerci importanti, ritenerci persone che una volta che iniziano qualcosa la portano a termine e soprattutto che ogni singola persona in questa community e nei team che appartengono a questa community è importante. Non sottovalutate quello che fate, non sottovalutate chi siete, perché questa è l'arma principale e fondamentale, secondo me, per sviluppare il giusto atteggiamento da leader. Con questa piccola riflessione che volevo fare questa mattina, un po' diversa dal solito, vi auguro di trascorrere uno splendido weekend, di prendere appunto di questo esercizietto e magari dirmi anche nei commenti se effettivamente vi siete trovati in questa situazione. Scrivetemi anche se volete. Ma, come di consueto, vediamo chi ci scrive e da dove. Ciao amici, buon weekend!